in Coppa Italia che finali di scudetto. Sicuramente invece è una novità assoluta il confronto tra Belotti e Avram, che sono due praticamente esordienti in una gran finale. Questi alcuni degli argomenti che sicuramente saranno sviscerati nella pre-gara. Per quanto mi riguarda è tutto, poi avremo modo di ascoltare a caldo le impressioni dei protagonisti al termine della partita. Linea a Matteo Aldamonti e a Pierluigi Di Marcello. Per motivi diversi cercheranno dunque di scrivere una nuova e indimenticabile pagina della loro storia e della storia della pallamano italiana. Sono Iomi Salerno e Cassano Magnago, le sfidanti per il primo trofeo del 2020. Questa è la Coppa Italia, anzi questa è la finale di Coppa Italia. Immagini in diretta dalla palestra di Siena. Amiche e amici della pallamano, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un buon pomeriggio. E dunque questa è la sfida che abbiamo presentato con i due tecnici Matteo Bellotti e Laura Avram, per entrambi prima finale da allenatori. Perché queste due squadre possono scrivere la storia? Beh, perché Salerno ha vinto 5 volte questo trofeo. In caso di vittoria questa sera diventerebbe la squadra insieme a Sassari ad averlo vinto per il maggior numero di volte. Per Cassano Magnago invece si tratta della terza finale, ma non ha mai trionfato in questa competizione, e dunque questa è un'opportunità sicuramente più unica che rara. Assolutamente, Matteo, sono due squadre che hanno voglia di vincere per motivi chiaramente diametralmente opposti, ma tutte e due scenderanno in campo e venderanno cara la pelle. L'obiettivo è quello di alzare la coppa dal gradino più alto del podio. Attenzione a questo Cassano, perché ieri abbiamo detto 50-50% di possibilità nel tipo di partita, ma comunque partiva ovviamente da sfavorita, almeno per quanto riguarda il roster, contro il Brixen, ma ha dimostrato di poter e saper sovvertire il risultato. Meno 6 nel secondo tempo, in un amen è tornata sotto, pareggio, e poi chiaramente nella lotteria dei rigori Milosevic sugli scudi, che era salita nel finale della partita, ha dato una buona mano per riuscire ad agguantare questa finale. Chiaramente il Salerno non la scopriamo noi, è una squadra che ha un'identità, un roster importantissimo, oggi probabilmente parte un gradino avanti nel pronostico. Sì, se non altro per l'attitudine a giocare partite di questo livello, perché Cassano Magnago invece, come ricordavamo, ha disputato due volte la finale di Coppa Italia nel 2015 e nel 2016, le ha perse entrambe contro il Conversano. Di quella squadra di fatto in campo da protagonista c'erano soltanto Michela Cobianchi e Bianca del Balzo. Sì, quindi una squadra rinnovata, giovanissima, con tanta esperienza da fare sul campo, però hanno la freschezza, hanno l'entusiasmo, non mollano mai. Ieri il mister Bellotti in un time out ha detto: noi abbiamo la nostra identità, ritroviamola. Quelle sono state parole che probabilmente hanno acceso di nuovo la fiammella della speranza, ed è una squadra che ha trovato la nuova vitalità, la nuova energia, la freschezza per sorprendere un Bressanone che fino a quel momento aveva il pallino del match in mano. Quindi attenzione al Cassano, il Salerno lo sa e sicuramente non lascerà nulla al caso. Coppa Italia che verrà assegnata al femminile questa sera per la 28ª volta nella storia della pallamano italiana. Salerno va a caccia non solo della sesta vittoria totale, complessiva, e dunque la possibilità è chiara e vicina di agguantare il Sassari, ma in caso di vittoria sarebbe il 7° titolo della città di Salerno, perché ricordiamo che c'è stata anche una Coppa Italia vinta dall'HC Salerno, un'altra società salernitana. Peraltro all'interno del management societario c'erano i nomi su tutti: il presidente attuale Pisapia, all'interno della società il presidente attuale della PDO, quindi è come se quella Coppa Italia facesse parte del palmarès della PDO Salerno. Cambiava solo il nome di fatto. Esattamente, dicevo, diventerebbe la città più vincente di tutte, supererebbe anche Trieste al maschile, che di Coppa Italia ne ha vinte 6. Questa non è una cosa da poco, perché superare Trieste nella pallamano italiana succede veramente poche volte. Eh sì, è probabilmente questo è un peso morale che le ragazze forse è giusto che non avvertano per rimanere con la freschezza, la spensieratezza e anche concentrate sull'obiettivo. Meno pressione c'è in questi casi, forse è meglio. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, noi abbiamo un attimo per riepilogare con l'aiuto della grafica quello che è accaduto in questo cammino di Coppa Italia per queste due formazioni. Final Four quest'anno al femminile, dunque entrambe le squadre hanno dovuto superare un solo step nella giornata di ieri. In modo particolare, eccola qua la grafica con il tabellone: Salerno ha superato in maniera brillante lo scoglio Oderzo. Probabilmente i rinforzi di Salerno rispetto alle defezioni dell'Oderzo e al solo innesto di Javanovska hanno portato Salerno un gradino più in alto, mentre dall'altra parte super Cassano Magnago, perché ha messo in crisi
poi ha vinto ai 7 metri, ma durante la partita ha messo in crisi la capolista del campionato di Serie 1. Eh sì, come dicevamo, questo è il cammino delle due squadre, oggi affronteranno chiaramente questa finale con il massimo della voglia e della concentrazione. Cassano ieri ha speso tanto sugli scudi, ricordiamo, del balzo Barbosu, autrici di prove magistrali sul terreno di gioco, e tra i pali non possiamo dimenticare Milosevic, che sul finale del secondo tempo della partita è cresciuta tantissimo, e la sua crescita, le ciliegine sulla porta, sulla torta, sono stati i due rigori parati nella lotteria dei 7 metri. Diamo un'occhiata con l'aiuto della grafica alle formazioni di queste due squadre. Iniziamo dal Cassano Magnago, allenato da Matteo Bellotti, che schiera in campo Milosevic, poi Bianca del Balzo, Montoli, Clerici, Jovovic, Cobianchi, Piatti, Pinzani, Laita, Zanellini, Broggi, Ponti, Canziani, Barbosu, Romualdi e Arianna Ponti, naturalmente. Va differenziata da Lisa Ponti, sono le due giocatrici omonime. Inquadrato il tecnico Matteo Bellotti, prima finale in carriera per lui, riuscito a far meglio, in maniera scherzosa lo diciamo naturalmente, del collega Davide Kolec. Sono entrambi giovanissimi, è arrivato fino in fondo in Coppa Italia. Sì, è un destino, come dire, diverso dei due giovani allenatori. Uno si è fermato in semifinale, l'altro è arrivato in finale, Matteo Bellotti. Grafica per vedere intanto la Iomi Salerno, Ferrari, Di Giugno e Bordone, il trio dei portieri, Trombetta, Dalla Costa, Avagliano, De Ciuceis, Gomez, Fabbo, Romeo, Manojlovic, Napoletano, Stettler, Bassanese, Landri e De Santis. Questo è il roster a disposizione invece del tecnico Laura Avram, che guida la squadra dalla panchina e è subentrata in corso di stagione dopo le dimissioni di Neven Rupez, che ha lasciato la guida tecnica della formazione salernitana. Diamo anche quella che è la coppia arbitrale di questo incontro, sono i signori Carrino e Pellegrino, prima volta anche per loro, prima finale in assoluto, non solo di Coppa Italia. Quindi anche loro avranno l'emozione, soprattutto all'inizio, nel primo fischio, poi chiaramente il gioco la farà da padrona, ed è giusto che tutti si scrollino quelle che sono le ansie da prestazione di una partita così importante, perché ripeto, al termine di questa partita una squadra alzerà il trofeo importantissimo, la Coppa Italia 2020, e vedremo chi sarà a creare ancora più atmosfera di quella che c'è già al Palaestra per questo appuntamento. Ed è davvero un bel pomeriggio di pallamano quello che stiamo vivendo, abbiamo vissuto una bellissima tre giorni di pallamano qui a Siena, prima volta ancora per la pallamano italiana qui in Toscana, e qui alla Palaestra, dicevo, ci sarà anche l'inno d'Italia che accompagna come tradizione le due finali di Coppa Italia, questa volta in questa prima volta del format unico al maschile e al femminile. Ricordo anche il programma della giornata, perché subito a seguire poi si affronteranno con fischio d'apertura alle ore 18 i padroni di casa della Ego Siena ed il Bolzano in quella che sarà la finale al maschile. Grandi protagoniste nella partita di ieri, vinta bene da Salerno, Ilana Dalla Costa e Suleiki Gomez, ma ne parliamo dopo aver ascoltato in religioso silenzio l'inno d'Italia. Pierluigi, di per sé l'inno d'Italia crea un'atmosfera magica anche quando in campo ci sono squadre di club come in Coppa Italia,
In più c'è questa novità della formula, del format con l'unione delle due finali maschili e femminili, che ha reso sicuramente ancora più entusiasmante questo weekend di pallamano. Sì, brividi ascoltare l'inno nazionale, soprattutto cantato in questo modo, dal vivo, musiche e voci dal vivo aumentano quella che è l'aspetto emozionale, quindi rinvigorisce quelle che sono le vibrazioni del nostro inno nazionale, chiaramente sullo sfondo del programma sportivo, quindi dell'emozione che tra poco andremo a vivere sul 40x20. Inno d'Italia intonato dalla Corale di Vico Alto, accompagnata dalla banda Città del Palio. Adesso però è tempo di pensare a quello che accadrà sul campo con le due formazioni, una da una parte e una dall'altra. La Iomi Salerno, campione d'Italia e detentrice del titolo, dal lato sinistro del campo. Sul lato destro invece, in maglia amaranto, il Cassano Magnago, che arriva da un campionato un po' altalenante, quinto posto in classifica attualmente, con nel mirino però il Mestrino, e dunque nel mirino la possibilità di rientrare all'interno del tabellone dei playoff. Vedremo naturalmente come proseguirà il campionato, ma questo è già di per sé un traguardo, lo abbiamo già detto, storico per la formazione amaranto, la formazione lombarda, che peraltro qui, e questo va rimarcato, ha portato due squadre, una in finale, l'altra in semifinale di Coppa Italia. Una cittadina che ha la pallamano nel suo DNA, ha sempre vinto tanto al femminile, vanta il record assoluto degli 11 scudetti consecutivi. Dunque la tradizione femminile a Cassano Magnago è veramente pane quotidiano, però non è cosa da poco essere ai vertici in questo modo. Abbiamo già tessuto le lodi ieri del club del Cassano Magnago, che, come abbiamo ricordato già precedentemente, è una società che si crea i propri talenti in casa, li nasce, li cresce e poi li fa esplodere e li dà all'onore e l'onere di diventare giocatori. E chiaramente le panchine e i roster delle squadre cassanesi sono piene zeppe di ragazzi che provengono dalla sua cantera. Attaccherà, palla in mano da destra a sinistra dei vostri schermi, in maglia amaranto, pantaloncini neri, il Cassano Magnago. Si difende in tenuta rosa invece la Iomi Salerno. Primo possesso della partita, Clerici, Cobianchi e Jovovic, il trio di terzini del Cassano Magnago. C'è Bianca del Balzo sulla linea, naturalmente Milosevic tra i pali per questo primo giro palla. Jovovic a terzino sinistro, ieri aveva iniziato dal centro. Il pallone è lasciato subito per Jovovic, buona la palla per Del Balzo, che si muove come sa fare lei. Primo timbro sulla partita di Bianca Del Balzo, rete della classe 96 del Cassano Magnago. Abbiamo ricordato già ieri come Bianca Del Balzo non dia punti di riferimento, come si muove, guarda come sfugge alle due terze ai due terzi difensori del Salerno, guadagna lo spazio, schema collaudato, Jovovic la vede, la serve e da pivot di razza si gira e non lascia scampo a Elisa Ferrari. Dalla Costa, ieri 7 reti all'attivo, seconda solamente a Suleiki Gomez, che è anche una delle migliori marcatrici in assoluto del campionato di Serie A1 femminile. 9 metri con Valentina Landri, che è andata a prendersi un fallo, è tornata dopo mezza stagione a Ferrara a vestire la maglia di Salerno, quella che è un po' casa sua, in cui ha vinto tutto e più volte. Valentina Landri, napoletana d'origine. Gomez per Dalla Costa, che invece è un ex illustre della partita, lei è una dei prodotti del vivaio del Cassano Magnago. Gomez, buona palla dentro per Stettler, che però fallisce a colpo sicuro, palla sul palo e poi fuori. Difesa molto alta del Cassano, chiaramente si rischia qualcosa, perché superare le prime linee vuol dire avere più spazio sulla linea dei 6 metri. Servita bene il pivot del Salerno, ha un esito completamente diverso rispetto a Bianca Del Balzo, che poc'anzi ha trafitto Elisa Ferrari. Questa volta il palo nega la gioia del gol alla formazione salernitana. Cobianchi con il Cassano Magnago che è in vantaggio. Del Balzo gioca d'appoggio, poi la pallone che viaggia da sinistra a destra, ancora Cobianchi, Jovovic la finta e poi va lei alla conclusione. Un tiro debole però controllato senza particolari apprensioni da Elisa Ferrari. Siamo già dall'altro lato, dove Salerno prova ad accelerare, palla recuperata però e c'è la possibilità per Cobianchi di andare a duellare a tu per tu con Ferrari. Rete da parte di Michela Cobianchi, segnano le due giocatrici di maggiore esperienza del Cassano Magnago. Questo è un segnale per dare coraggio alla squadra. Eh sì, e soprattutto è un segnale per Salerno, bisogna stare attenti lì, perché perdere il pallone
a quell'altezza sui 15 metri vuol dire prestare il fianco alle giocatrici cassanesi che hanno campo aperto. Fare questi gol facili, soprattutto iniziare con il piglio giusto, è un ottimo viatico per aumentare quella che è l'adrenalina della partita. Salerno invece va a caccia della prima rete in questa sfida, la trova con Valentina Landri, gol annullato però perché il fischio della coppia arbitrale era arrivato un attimo prima rispetto alla conclusione del centrale di Salerno, dunque bisognerà ricominciare dalla linea tratteggiata dai 9 con il pallone manovrato da Dalla Costa, poi a destra c'è Gomez, difende sempre in 5-1 Cassano Magnago, ci pensa del balzo però a raffreddare gli entusiasmi e gli animi di Gomez, ancora l'uno contro uno di Dalla Costa, vale alla conclusione, è ancora quel palo, pallone è sempre sul palo, eh sì, non si passa, hanno ravvisato un tocco probabilmente di Jovovic che ha sfiorato il pallone e quindi il possesso della palla rimane a Salerno. Vediamo Zanellini come fa, buona guardia, non dà punti di riferimento da centravanti, si sposta sempre sia dal terzino sinistro sia sul terzino destro, ma chiaramente quando poi Stettler ha tutto quello spazio a disposizione, una volta lo sbaglia, la seconda no. Ha trovato lei il primo gol della partita, sono serviti 3 minuti e 53 secondi alla Iomi Salerno per sbloccarsi, adesso però le squadre si sono riavvicinate, non che Cassano Magnago avesse in questi pochi minuti costruito una fuga considerevole, anzi tutt'altro, partita lunghissima, tutta da vivere con il giro palla proprio della formazione lombarda, Clerici in posizione di terzino destro, poi la palla viaggia a sinistra dove c'è Jovovic, l'uno contro uno di Cobianchi che si muove del balzo, che però perde l'attimo, anzi probabilmente Cobianchi ha perso l'attimo perché del balzo era libera, e palla riconquistata da Salerno con una buona difesa. Gomez va dentro, ha creato lo spazio, la palla parata da Milosevic, poi la raccoglie ancora Stettler che trova il pertugio giusto, la mette sul palo lontano, rete del 2-2, due volte Stettler. Secondo gol di Stettler, è un palo, potevano esserne tre, è lei colei che ha, è la finalizzatrice del Salerno in questo momento, si muove benissimo sugli spazi, chiaramente il Cassano si deve scoprire perché deve tenere le bocche da fuoco il più lontano possibile dalla linea dei 9 metri. Abbiamo visto Rita Trombetta che ha recuperato questo pallone, Rita Trombetta che gioca all'ala destra per la defezione di Romeo, che è solitamente lei la detentrice della titolarità del ruolo. Giro palla con il fallo ai danni di Jovovic. E il Cassano per scardinare l'arcigna difesa 6-0, la collaudata difesa 6-0, altissima peraltro del Salerno, deve usare l'arma degli attacchi lunghi, attaccare gli spazi, incroci, scalari, è l'unico modo che hanno per spostare, creare spazi per sfruttare le penetrazioni. Il pallone per Clerici, poi l'uno contro uno cercato, palla riconquistata da questo Gomez, è il rischio. Buona la lettura difensiva da parte di Suleiki Gomez, rovesciamento dall'altra parte, Stettler che ha avuto un ottimo impatto sulla gara, fallo ai danni di Gomez, buono il rientro di Cassano Magnago. Bisogna attaccare chiaramente gli spazi, il rischio qual è? Che troppo sotto la difesa poi non si riesca poi effettivamente a scaricare con il timing giusto la palla, preda delle uscite sincronizzate dei secondi e terzi difensori del Salerno. Uno contro uno cercato da Dalla Costa, poi la palla a sinistra per Landri che si ritaglia lo spazio per provare la conclusione, brava Milosevic però a distendersi su una palla non facile perché non l'aveva vista partire. Ottimo, Suleiki Gomez non è riuscita chiaramente ad incrociare il tiro, ha seguito l'inerzia del corpo e del pallone, Milosevic da portiere esperta, posizione perfetta, in spaccata, palla a metà altezza e riesce a deviare la traiettoria del pallone. Già terza parata per Milosevic. Ieri aveva iniziato non benissimo la partita, invece oggi la sta iniziando come l'aveva conclusa, cioè nel migliore dei modi. Conclusione parata anche da Elisa Ferrari che reagisce bene al tentativo da parte di Montoli, scivola il pallone dalle mani di Napoletano, palla che torna dunque in possesso della Cassano Magnago, è scoccato in questo momento il settimo minuto, un pochino di nervosismo, un pochino di tensione da ambo le parti. Soprattutto non c'è grande lucidità, soprattutto nella fase iniziale per la micidiale ripartenza, seconda e terza fase del Salerno che sa che deve sfruttare le sue armi migliori, soprattutto che ha come Pina Napoletano il suo terminale offensivo, il suo motorino, e quindi il rischio è quello di
cadere nella fretta, quindi eccedere in velocità, e poi si rischia di perdere il pallone come è successo poc'anzi. E ora c'è l'attacco per il pallone dentro per Del Balzo, palla recuperata ancora però da Salerno, che vuole accelerare dall'altra parte. Il tiro e la rete di Suleiti Gomez, che va a trasformare gol della Iomi Salerno 3-2. Zanellini praticamente si è spostata, ha evitato il contrasto, questo era un tir lanciato in velocità su Leiki Gomez, aveva tutta l'inerzia della velocità e del suo peso, gol facile, ancora Gomez che autostrada. Ha un'autostrada avanti a sé, può andare dentro, può appoggiare comodamente, ancora a segno su Leiki Gomez, e Salerno adesso ha piazzato un break interessante. Stettler, Gomez, questo è l'andamento delle reti, delle quattro reti messe al segno da Salerno, due sulla linea dei sei metri e le altre due invece sfruttando, come ricordavo poc'anzi, l'arma della velocità in seconda fase. Seguiamo il nuovo attacco con Kobianchi che va in palleggio, poi il pallone è lasciato a Jovovic, si muove centralmente, scivola via il pallone dalle mani però del Cassano Magnago, che adesso appare un po' in confusione dopo questo break piazzato da Salerno, che sta prendendo in mano l'andamento della partita dalla costa. Guarda come viaggia questo pallone, molto bene, poi la appoggia in fondo al sacco Pino Napoletano, rete per il 5-2 al nono minuto. Il rischio di queste difese così alte è chiaramente, lo ricordiamo, praticamente tre giocatrici fuori, tanto spazio per gli esterni, per le ali, e tanto spazio per muoversi anche del pivot. Ottimo il Salerno che con pazienza e costanza riesce a trovare la scelta giusta. Questa è la volta di Pino Napoletano, scalare per la sinistra, che ringrazia e trasforma. Clerici, scarico per questa conclusione che finisce sul palo da parte di Zanellini. Accelerazione dall'altra parte di Salerno con Landri, che può andare in uno contro uno, poi il pallone viaggia verso Dalla Costa, che aveva tutto lo spazio, questa volta sbaglia una conclusione che difficilmente una giocatrice come lei fallisce. Non poteva non prendersi questo tiro, è il tiro perfetto per lei, probabilmente non aveva il controllo del pallone, le sfugge e la traiettoria si alza di poco sopra la traversa. In precedenza Zanellini aveva fatto tutto bene dall'ala sinistra, l'incrocio dei pali gli ha negato la gioia del gol. Non cambia il punteggio, sempre avanti Salerno 5-2 quando il cronometro della partita è andato in doppia cifra. Siamo al decimo, Kobianchi, il cambio di posizione con Clerici, poi Jovovic che va a sfidare proprio nel mezzo la difesa di Salerno, là dove era posizionata su Leiki Gomez, che forse per un attimo ha perso di vista l'attaccante avversario, riesce comunque a salvarsi, ha chiesto scusa dalla costa perché la difesa si era disunita nel mezzo. Sì, però sono riuscite a fatica a contenere l'incursione della Jovovic. Chiaramente il Cassano deve continuare a macinare gioco, ad avere pazienza per trovare la soluzione migliore, trovare gli spazi giusti per far male con le sue penetrazioni. Chiaramente il tiro da fuori questa sera non è l'arma migliore. Ha rimesso in gioco Del Balzo, Kobianchi, il tentativo in penetrazione, sfondamento fischiato a Clerici, cambio di possesso, Landri subito in accelerazione, Salerno può far male con queste seconde fasi veloci, palla riconquistata da Clerici, buono il rientro, azione in velocità cercata, anzi azione confusa, questa è fretta, non è velocità. Eh sì, l'abbiamo detto più volte, Clerici si è fatta perdonare quello sfondamento in attacco, palla recuperata, ma poi troppa velocità, arriva la fretta e continuano a collezionare palle perse. Peccato, perché per il Cassano queste sono palle d'oro, deve far male, deve capitalizzare queste possibilità di andare a fare gol facili in contropiede, altrimenti è dura. È arrivato ancora un gol da parte della Iomi Salerno quando siamo all'undicesimo minuto di partita, il punteggio passa ora sul 6-2, 11:44 per l'esattezza. Il controllo della gara da parte di Salerno a questo punto inizia a diventare piuttosto significativo. E soprattutto se iniziano a entrare in ritmo e iniziano a trovare la via del gol anche dai 10 metri, come in questo caso con Dalla Costa, tiro missile, preferisce il palo basso, trova anche la precisione. Ovviamente il Cassano farà molta fatica. In campionato una vittoria per parte per queste due squadre. Entrambe peraltro hanno vinto l'una in casa dell'altra, entrambe in trasferta. Possibilità per Montoli, che ci porta per un attimo al Luna Park, perché colpisce due volte il palo, poi il pallone finisce in fondo al sacco. Rivediamo replay.
riescono a portare questo scalare. Finalmente la palla arriva all'ala destra, a Montoli, che ha tanto spazio, pur essendo una destra di mano, si piega in Eret e trova il palo più lontano, che invece di che sputare la palla fuori dalla linea di porta, gliela insacca dentro, e quindi Cassano ne fa tre, accorcia le distanze, 6-3. E sono tre anche le reti che dividono le due formazioni, con la possibilità per Salerno di manovrare con Napoletano. Poi il tiro cercato da Trombetta, sotto contatto di Trombetta. Vediamo qual è la decisione della coppia arbitrale. C'è un due minuti per Jovovic, che dunque deve accomodarsi sulla panca dei cattivi dopo aver spintonato in maniera eccessiva Trombetta al momento del tiro. Eh sì, è stato inequivocabile il gesto del direttore di gara, ha mimato la trattenuta di Jovovic, che l'è costata, chiaramente non aveva altro mezzo per poter fermare un treno in corsa, gli è costata l'esclusione momentanea di due minuti sulla sedia dei cattivi. E arriva il gol di Pino Napoletano, che dalla sua mattonella non sbaglia praticamente mai, è una certezza. Lei che è il capitano della Juve Salerno, giocatrice che con questa maglia ha vinto tutte le 5 Coppe Italia conquistate dalla PDO Salerno, è anche la giocatrice più vincente in questa Final Four di Coppa Italia. Eh sì Matteo, hai ricordato bene, quella è la sua mattonella, la specialità della casa, soprattutto la capacità di aspettare e trovare il pertugio giusto. Ha aspettato, ha allargato il braccio e ha fatto rimbalzare il pallone sotto la suola di un incolpevole Milosevic, che intuisce ma arriva in ritardo. Segna che anche Cobianchi, che mette il pallone sul palo, riesce ad insaccare. Salerno adesso sta provvedendo alla sostituzione di Ferrari per dare modo all'extra player di entrare in campo. Si tratta in modo particolare di Rita Trombetta. Gomez per Dalla Costa, il pallone poi per Landry a sinistra, Dalla Costa, spazio per andare dentro, sfondamento, buono il posizionamento di Clerici. Si era alzata per un attimo Cobianchi, Dalla Costa voleva approfittarne perché si era creato chiaramente spazio sulla linea dei 6 metri, ma è franata letteralmente addosso a Clerici, che non si è spostata e ha permesso al Cassano di recuperare il pallone. Adesso sta gestendo il pallone del meno 2. È una palla importante questa. Salerno intanto torna a giocare però in 7-7 e dunque si riparte in parità numerica con l'incrocio per Cobianchi, che va in elevazione, lo scarico a destra dove c'è Montoli che deve ripartire il suo palleggio, poi centralmente Clerici, ancora le finte da parte di Cobianchi, il palleggio di Cobianchi, la conclusione che finisce alta però sopra la traversa, e Landry non ci dà modo di respirare perché il pallone è già arrivato dall'altro lato del campo, dove Dalla Costa prova in tuffo a mettere il pallone sotto la traversa, fermata dal fischio della coppia arbitrale e dalla difesa avversaria. Continuano le percussioni di Dalla Costa, che ha riproposto la penetrazione tra primo e secondo. Questa volta c'era riuscita, addirittura era riuscita anche a far gol, ma chiaramente il fischio arbitrale è stato precedente. Intanto cartellino giallo ai danni della panchina. Sì, precisamente Abram. Laura Abram è stata richiamata all'ordine. Sì, l'attenzione degli arbitri è stata richiamata da Nasca, il delegato della Federazione Italiana Gioco Handball, uno dei due al tavolo, c'è anche Sebastiano Prastaro. Dunque sì, richiamata all'ordine il tecnico di Salerno, probabilmente per protesta su quell'azione di Dalla Costa. Due pivot per Salerno, anzi no, perché Manolovic si riporta fuori sulla linea dei terzini, l'uno contro uno, la palla dentro e si crea una superiorità numerica. Milosevic gli chiude, gli sbarra la porta in faccia questa volta. Salva il Cassano Magnago, soprattutto Cobianchi. Tanto spazio lì nel mezzo dove salta la collaborazione difensiva di Salerno. Salta la collaborazione difensiva perché? Perché il Cassano in velocità è riuscita a batterle sul tempo. Non fanno in tempo. La Gomez è addirittura è saltata completamente la posizione. Si è sovrapposta a Milosevic che era uscita. Quindi la Cobianco se ne avvede, entra dentro e accorcia le distanze e soprattutto porta a 3 il bottino personale delle reti della finale di Coppa Italia.
Sono 15 intanto i minuti che se ne sono andati, anzi 16 in questo istante. L'uno contro uno da parte di Napoletano, che ci mette però un passo di troppo. Cassano Magnago non se la sente di accelerare, preferisce ricominciare con ordine. Barbosu che vuole andare a duellare con Landri. Le finte di Cobianchi, poi il pallone è lasciato in palleggio verso Montoli, con fatica però da Clerici si ferma Cassano Magnago. Peccato perché, peccato per Cassano, perché Cobianchi, se avesse scaricato la palla per tempo, Montoli era lì appostata all'ala destra senza Napolitano, che ancora non era entrata, non aveva guadagnato la posizione, quindi avrebbe potuto far male ad un Salerno che sta faticando in copertura difensiva. Segnalazione di passivo intanto su questo possesso del Cassano Magnago, chiamata in causa Canziani, che va molto bene in elevazione, gesto molto elegante per andare a chiudere poi tra le gambe di Ferrari. Ieri aveva litigato un po' con il gol in semifinale, ma questa sera si presenta nel migliore dei modi. Salto classico, si apre, aspetta, finta. Elisa Ferrari alza la gamba sinistra e lei le schiaccia il pallone tra la suola delle scarpe. Un gol, un tiro, 100% per lei. Classe 2001 per Erika Canziani. Intanto c'è un fallo da parte di Bianca del Balzo, che si becca anche un due minuti su Ilaria Dalla Costa. Grandi amiche le due, naturalmente, un fallo non chiaramente cattivo. Esatto, non c'è dolo in questo fallo, ma no, la colpa è evidente. Dinamica di gioco, 17 minuti intanto giocati, 7-6, grande equilibrio. Cassano Magnago è stata brava ad uscire da quel primo momento di difficoltà in cui si era cacciata. E con pazienza, come suo solito, con l'identità a cui ha fatto riferimento ieri il mister Bellotti, è riuscita un gol per volta a ricucire lo strappo. Più volte aveva la possibilità il Salerno di riportarsi sul più 4 e invece il Cassano è lì, meno 1, e con, non dico l'inerzia del match in mano, ma è presente e il Salerno lo sa. Fiato sul collo. Hai detto una parola chiave, pazienza, che non è esattamente una parola che si abbina a una squadra così giovane. Invece, come probabilmente nel maschile, Cassano Magnago anche con ragazzi o ragazze giovani riesce a stare perfettamente all'interno di situazioni sotto pressione come questa. Anche perché sia il Cassano maschile che femminile comunque devono saper ben dosare quella che è la velocità della seconda e terza fase. Con intanto Gomez si diverte a sparare questo missile che trafigge Milosevic, terzo gol per lei. Dicevamo come una squadra come il Cassano deve sì accelerare, quindi utilizzare la velocità nella seconda e nella terza fase, ma nel caso non dovesse più trovare spazi, quindi la squadra avversaria dovesse posizionarsi nel modo corretto in difesa, lì ci vuole pazienza e lì bisogna iniziare a lavorare in modo meticoloso sugli spazi per creare superiorità numerica e sfruttare le penetrazioni. Barbosu per Clerici, che si butta dentro tra primo e secondo difensore, è brava soprattutto in una fase di circolazione della palla, ma Cassano Magnago ha attaccato molto bene e ha creato la superiorità su quel lato. Con pazienza tutto torna e adesso Milosevic con talento porta a casa la quinta parata della serata. Parlavamo della pazienza, lì pazienza, timing giusto, le giuste traiettorie hanno questa volta portato Clerici ha una penetrazione impeccabile, lei ha accomodato la palla in porta, prima in precedenza due sono state i falli di sfondamento perché non era il timing giusto. Abbiamo rivisto la parata proprio di Milosevic, Barbosu, Clerici con un incrocio, poi si va da Cobianchi, l'uno contro uno, ancora Clerici sotto contatto, riesce in qualche modo, Canziani ha spazio per andare al tiro, pallonetto, palla che batte sul palo. E Salerno è tutto già bene per Cassano, transizio. Salerno è già dall'altra parte, però Stettler sotto l'incrocio dei pali non sbaglia, da posizione piuttosto agevole, rete di Stettler per il 9-7 al 19° minuto. Cinica il Salerno, Canziani prima il palo le nega la gira del gol e poi Salerno spinge il piede sull'acceleratore. Cassano non riesce a rientrare nel migliore dei modi e Stettler tutta sola sulla linea dei 6 metri si gira e fa il suo terzo gol personale e allunga Salerno più 2. È stata uno dei nuovi arrivi, anzi è l'ultima arrivata in casa Iomi Salerno, Lou Stettler, assieme a Bordone e a Landri, nella campagna di rafforzamento invernale della formazione campana.
Clerici per Cobianchi, dentro per Del Balzo che si gira in maniera meravigliosa, mamma mia, che palla che ha preso Del Balzo in mezzo centimetro, fa quello che vuole e lo fa meravigliosamente bene. Tra Gomez, Dalla Costa, guarda. Mamma mia. E Stettler in mezzo a tre giocatrici prende questa palla con una mano, si gira da pivot di razza, non solo in caduta, palla sull'angolino alto alla sinistra di Elisa Ferrari, e questa prodezza di Bianca Del Balzo costa anche la sostituzione a Elisa Ferrari. Rete intanto di Bassanese sul rovesciamento, inquadratura offerta da Francesco Gido in regia, che coordina la squadra tecnica di Crionet per le assenze illustri di questa Salerno, perché oltre a Vicky Romeo ci sono anche Laura Casale e Sirelle Lauretti Matos, tre nomi sicuramente importanti di cui Salerno sta facendo a meno in questa partita. Intanto Valentina Landri è stata esclusa per due minuti, fallo che le è costata anche il tiro dai 7 metri, si gira, qualcosa da ridire a Rita Trombetta, probabilmente il timing tra le due non è stato impeccabile. E arriva la parata di Bordon. Parata di Bordon che era subentrata dalla panchina sul tentativo di Rebecca Romualdi, che dunque fallisce questa nitida, chiara opportunità per Cassano Magnago di andare sul meno uno. Errore per questa ragazza toscana, gioca praticamente in casa, è originaria di Arezzo. Credo che sia il modo migliore per iniziare una partita, un rigore parato. Gomez. Sfondamento conquistato da Barbosu e chiede calma poi alle compagne il centrale del Cassano Magnago, perché le Lombarde a 8:40 dalla fine del primo tempo attaccano nuovamente per il possibile meno uno. Vediamo Cobianchi, Barbosu e Clerici che dagli esterni cercano di manovrare, vedremo le combinazioni per trovare la penetrazione. E il gol da parte di Cobianchi, colpo da biliardo con la palla schiacciata, peraltro con una evidente azione di disturbo da parte della difesa, lo possiamo anche rivedere qui nel replay. Spinta, guarda di Manojlovic, la spinge verso sull'esterno e lei riesce ad incrociare il palo più lontano, piede destro avanti, e riesce a mettere il pallone sul palo lungo, attacca con l'extra player a Salerno che fa a meno in questo caso del portiere, ovviamente per giocare in parità numerica nella fase d'attacco. Lo scavalcamento di Dalla Costa, trattenuta, riesce a scaricare una grande palla per Rita Trombetta che poi la mette sul palo lontano. Salerno risponde pronta, porta vuota, errore per Cassano Magnago con Del Balzo che probabilmente ha fatto la cosa giusta. Dalla Costa, Trombetta, chiaramente il braccio troppo più lungo, aumenta la traiettoria e Milosevic battuta, e poi sicuramente ha fatto la cosa giusta Bianca Del Balzo, che anche ieri aveva provato, se ti ricordi Matteo, un tiro cost to cost che non aveva inquadrato lo specchio della porta, ma questa volta questione di centimetri. Stettler dimenticata per una frazione di secondo che risulta quel tanto fatale. Che basta. Stettler 100% per lei, anzi no, aveva sbagliato il primo tiro, però poi ne fa 4 consecutivi. Perde palla Cassano Magnago, la riconquista Salerno che può andarsene adesso con Dalla Costa, che preferisce però procedere con calma perché è un passaggio nuovamente importante della partita per la formazione campione d'Italia, che adesso ha la possibilità di piazzare un break in una gara così equilibrata. Un break adesso con già 3 reti di margine è sicuramente interessante nel film della gara. E allora Manojlovic che va a duellare con un grande scavalcamento, uno contro uno di Manojlovic, che crea un'altra situazione di crisi per Cassano Magnago. 2 minuti per Giulia Clerici e ora Salerno potrà attaccare con una giocatrice in più. E che scavalcamento di Manojlovic, ha praticamente agganciato e girato la Clerici, che chiaramente con il braccio in ritardo lateralmente, è stato evidentissimo il fallo di 2 minuti, scavalcamento, la gira, Manojlovic accentua con l'esperienza non tipica della sua giovane età, però chiaramente figlia d'arte, ragazza che sa giocare a pallamano. Classe 2002, gioca già anche con la nazionale seniore. Sì, il tiro, la parata di Milosevic che si distende molto bene su questo tentativo classico di Gomez, che era arrivata bene con il piede sulla linea dei 9 metri, dunque da posizione piuttosto agevole. Brava Milosevic. Anche quella è la sua mattonella, tiro sul tempo, tiro veloce, riesce a chiudere sul primo palo senza la collaborazione del muro, ma Milosevic sul primo palo, ottima la sua parata. Time out chiamato dal Cassano Magnago, in modo particolare da Bellotti. Possiamo andare subito
con i nostri microfoni ad ascoltare le parole di Matteo Bellotti, del tecnico della Cassano Magnago, anche se il time out procede. In questo momento non abbiamo l'audio del time out, un time out, Pierluigi, però per organizzare quello che dovrà accadere. Ecco, forse in questo momento riusciamo ad avere l'audio di Bellotti. Misci uno contro uno e pollo. Esce la Erika. Chiaro, vai tu per il pollo. Va bene, con quel spazio bene, se no si aprirà lo spazio per l'ala, tira la Rebecca. Una, due, tre! Dai, raga! Indicazioni concitate di Matteo Bellotti, che invita le sue ragazze a usare l'uno contro uno con gli inserimenti del pivot dietro le plance della difesa salernitana per riuscire a scardinare l'arcigna muratura e la composizione della difesa di Salerno. Comunque un Cassano che è abituato a soffrire, Matteo. È una squadra che ha sempre la pazienza e la testa nel match, quindi questi tre gol non spaventano la squadra di Cassano, e il Salerno invece è una squadra abituata a gestire il vantaggio. Ne vedremo delle belle, chiaramente è tutto da definire. Seguiamo l'attacco allora con il pallone che viaggia da destra a sinistra, dove c'è Barbosu, poi Cobianchi, il cambio di posizione, Barbosu in posizione centrale, l'incrocio con il pallone lasciato a Jovovic, Cobianchi a contatto con la difesa, lo scarico, si prende questo tiro difficilissimo, Romualdi, evitabile stavolta. Sì, si prende un tiro praticamente da angolo zero, angolo morto come si dice in gergo, però evitabile probabilmente questa. La Gomez voleva il contatto. Voleva il contatto, il fallo del contatto, invece l'arbitro non ha ravvisato, non era dello stesso avviso. Cassano recupera il pallone, Valentina Landri blocca l'azione in maniera troppo veemente. Due minuti per lei, palla in mano a Cassano. 24 e 18 giocati e possibilità dunque per Cassano Magnago di andare ad attaccare. 5 giocatrici di movimento di cui può disporre la Iomi Salerno. Cassano Magnago fa entrare invece Canziani come giocatrice appunto in sostituzione per Milosevic, e sono 6 invece le giocatrici di movimento di Cassano Magnago, che attacca perciò con la superiorità numerica l'uno contro uno di Jovovic, che attacca là dove è posizionata del balzo, sfondamento però, e occhio perché ha anche la porta vuota, e no, è riuscita a rientrare Milosevic, anche se Cassano Magnago gioca molto male in questo caso, attacca molto male la superiorità numerica. Eh sì, è probabilmente, anzi sicuramente troppo sotto la difesa Jovovic, fa buona guardia la difesa del Salerno, poteva gestirla meglio con più pazienza e maggiore attenzione, anche perché era in superiorità numerica. Gomez è entrata Fabbo dalla panchina e ha un ottimo impatto sulla gara, perché mette subito il sigillo, rete del 13-9. 25 minuti che se ne sono andati, rivediamo il gol del terzino della nazionale della Iomi Salerno. Adesso il divario inizia a farsi significativo. Fabbo scavalcamento, si tuffa praticamente dentro l'area di rigore, fuori posizione, gira con il polso sul primo palo, nulla può Milosevic. Barbosu, incrocio per Cobianchi, si era mossa con il solito ottimo timing del balzo, la palla le arriva però con un paio di secondi di ritardo e la difesa di Salerno ha fatto a tempo naturalmente a riposizionarsi. Buona lettura poi di Settler, che fa anche un gran lavoro difensivo, non soltanto si sta dimostrando precisa sulla linea dei 6 metri. Strano, la Jovovic sceglie la linea di passaggio per l'assist del balzo, la linea di passaggio aerea, solitamente da lì il pallone dovrebbe essere passato schiacciato, il modo più sicuro e difficile da intercettare. Però questa volta la scelta sbagliata è costata palla persa a Cassano. Altri due minuti per Bianca del Balzo, sono 2 adesso. Eh sì. E la spada di Damocle della terza sospensione temporanea nel corso della partita per il pivot del Cassano Magnago adesso arriva come una mannaia, e se ne sono andati appena 26 minuti. Stiamo parlando di una giocatrice troppo importante nelle economie del Cassano Magnago, offensive e difensive. Eh sì, e soprattutto il doppio due minuti diminuisce un po' la sua, il suo potere difensivo, perché la condiziona. Napoletano, la palla per Dalla Costa, poi Fabbo si alza il braccio del passivo, ancora Fabbo si butta dentro uno contro uno, sul devastante
ha lavorato molto bene con il pivot, ha sfruttato il blocco di Stettler, ha letto molto bene il posizionamento della difesa. Sfrutta giustamente il blocco del pivot, entra negli 8 metri uno contro uno, verso l'interno tra secondo e terzo, tutto facile, ha fatto sembrare facile un movimento da campionessa. Secondo gol per lei. Jovovic. Cassano Magnago che però è calato un po' di intensità e soprattutto di concretezza poi nella fase d'attacco, e ferma a quota 9 la formazione lombarda. Barbosu per Cobianchi, ha serrato bene i ranghi, in difesa invece Salerno in questi ultimi minuti. Il pallone per Barbosu, ancora una palla recuperata, continua il momento sì. di buio del Cassano Magnago. Sì, il Cassano si imbriglia nel centro della difesa, non riesce ad allargare la manovra e il Salerno ha vita facile. Chiaramente trovare i passaggi sullo stretto nelle zone centrali con le giocatrici del Salerno in vantaggio nel mismatch fisico, molti centimetri di vantaggio, chiaramente è troppo facile per il Salerno. Ci prova Milosevic a tenere a galla le compagne con questa parata sul tiro da parte di Dalla Costa. Al piccolo trotto Cassano Magnago si porta dall'altro lato del campo, nella metà in cui si difende invece posizionata in 6-0, sfruttando tutti i centimetri e la stazza fisica delle sue giocatrici, la Yomi Salerno. Barbosu si allarga, poi si va da Romualdi che si prende questo tiro, decisiva la deviazione di Bordon che tocca il pallone e riesce a deviare. E Bordon si prende gli applausi di tutta la sua panchina, di tutte le sue compagne di squadra. Chiaramente anche in questo caso l'angolo non era dei migliori. Bordon fa buona guardia, mette a segno la sua terza parata e complica la strada e la via del gol del Cassano. Gomez, Cassano però ha bisogno di trovare il gol, appunto, perché anche con le parate di Milosevic non metterla dentro significa restare così con questo divario che Salerno può gestire, può amministrare. Fallo ai danni di Giulia Fabbo, 9 metri, stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo di questa finale che assegnerà la 28esima Coppa Italia al femminile, a seguire la finale maschile tra il Siena ed il Bolzano. Fallo ancora su Fabbo, azione spezzettata di Salerno, 9 metri. Fabbo devastante la sua presenza nel match, parte da posizione di centrale, poi si sposta e incrocia con le sue compagne e arriva a tirare o da terzino sinistro o da terzino destro. Molto mobile la sua prova, sempre presente. Palla riconquistata con un buon gioco d'anticipo della difesa del Cassano Magnago che ha affrettato i ritmi dell'attacco di Salerno. Ancora fretta qui, brutto errore di Barbosu che calibra male il passaggio, l'assist per Canziani. Erroraccio e ultima palla del primo tempo in mano a Salerno. Sì, anche in questo caso questa palla doveva essere gestita un po' meglio. Molto opaca la prova di Barbosu, che cozza invece con la sua straordinaria prestazione della semifinale ieri, una delle migliori giocatrici, 7 gol al suo attivo, ottimo soprattutto l'impatto e la presenza nel match, oggi un po' in ombra. Fischio dell'arbitro con la possibilità per Salerno di andare comunque a prendersi questo tiro. Cassano Magnago è riuscita a spezzettare ulteriormente l'azione d'attacco delle campionesse d'Italia, che però adesso hanno questa chance dalla linea dei 9 con Fabbo. Giulia Fabbo che dovrà superare prima il muro di Cassano Magnago e poi Milosevic. Impresa non facile, però Fabbo ha sicuramente un tiro molto interessante, conclude invece addosso a Romualdi. Nulla di fatto per Salerno che comunque interpreta bene questi primi 30 minuti e va al riposo con un vantaggio sostanzioso, 14-9, non è poco. No, non è poco, in questo momento il Salerno ha giocato da Salerno, ha concesso poco, qualche sbavatura sul gioco veloce, qualche palla persa di troppo, non capitalizzata però dal Cassano che ha sbagliato troppo. Non è efficace come dovrebbe, soprattutto nella manovra offensiva, nella pazienza per aprire le maglie della difesa del Cassano. Chiaramente la potenza e la prepotenza dell'attacco salernitano sta facendo male ad un Cassano che, nonostante sta cercando di tenere il più lontano possibile le giocatrici di Salerno, trovano la via del gol e l'hanno trovata per ben 14 volte. 14-9 il punteggio, Salerno avanti sul Cassano Magnago. Torniamo tra qualche istante per i secondi 30 minuti della finale che assegnerà la 28esima Coppa Italia al femminile. A tra poco.
Di nuovo in diretta dalla palestra di Siena, 14-9 al termine del primo tempo tra Iomi Salerno e Cassano Magnago in questa finale che assegnerà la 28esima edizione della Coppa Italia al femminile. Pierluigi, per quanto visto nel primo tempo lo sottolineavamo già in chiusura, Salerno ha controllato in maniera abbastanza agevole la partita, o meglio ha fatto pesare quella che è l'attitudine e l'esperienza delle sue giocatrici in questo tipo di partite, perché Cassano Magnago non ha demeritato. No, ce l'ha messa tutta, probabilmente qualche errore di troppo. Chiaramente il Salerno non ha bisogno di favori, perché è una squadra che è quadrata, ha un'identità importante, ha un'ossatura e soprattutto la testa per giocare questo tipo di partite. Adesso vediamo se nel secondo tempo riuscirà il Cassano a rimanere aggrappato al match e a sovvertire l'inerzia del match. Landri per Dalla Costa, il tiro anzi di Gomez che buca le mani di Milosevic, questa volta non al suo livello Milosevic, perché la palla le è quasi finita addosso. Tiro non irresistibile, la trafigge sul fianco e arriva immediata la risposta da parte di Cobianchi e la rete del 15-10. Se ne sono andati i primi 44 secondi del secondo tempo, botta in risposta da una parte e dall'altra, le reti di vantaggio da parte di Salerno restano sempre 5. Però che partita che sta facendo Cubianchi, 5 gol per lei sui 10 di Cassano. Landri per Dalla Costa, poi il pallone lasciato ancora a Gomez, il palleggio di Napoletano che deve tornare nuovamente da Dalla Costa, si va da Trombetta, Landri ancora, il tiro di Landri, rete per il nuovo massimo vantaggio da parte di Salerno, 16-10 con 1-22 trascorsi. Scivola intanto Barbosu sulla pavimentazione del palaestra, fa sempre un po' paura quando Si è bloccata un po', brivido sulla schiena dopo questa scivolata di Barbosu. Intanto abbiamo visto in precedenza il primo gol di Valentina Landri che in penetrazione mette il piede sui 7 metri e lascia partire questo tiro sulla testa del centrale difensivo di Cassano. Milosevic non vede partire il tiro e reagisce in ritardo e non riesce a far altro che prendere la palla in fondo al sacco e Salerno continua ad allungare più 6. E allora si va da Romualdi, poi Barbosu, Clerici, sempre 16-10 il risultato, attacco per Cassano Magnago ancora con ancora Clerici che va per Cobianchi, l'uno contro uno, poi l'uno contro uno cercato a sua volta da Barbosu, c'è un fallo con un tentativo di servizio che non va a buon fine, palla che era destinata a Montoli che gioca adesso sulla linea dei 6 metri come pivot. Barbosu, doppio pivot, Romualdi, il taglio e Romualdi costringe Stettler ad un fallo, spinta da dietro, Romualdi vola sotto l'energica spinta del pivot del Salerno e questa spinta da Tergo la costringe a riposarsi per 2 minuti, anche lei sulla sedia dei cattivi, inferiorità numerica per Salerno. 32 per l'esattezza, 16-10 il risultato in favore della Iomi Salerno sul Cassano Magnago che attacca e gestisce questo possesso, il cambio di posizione tra Barbosu e Clerici, si muove centralmente Clerici, scarico nella terra di nessuno, ci prova solo per un attimo del balzo per recuperare quella palla, palla persa e riconquistata da Salerno. Ingenuità di Cassano, chiaramente perdere queste palle fa male perché probabilmente scoraggia un po' il morale della squadra che insegue. È stata ingenuo questo passaggio, Romualdi non se ne avvede e del balzo ci prova ma con scarso risultato. Landri e allora va dentro Gomez, Dalla Costa stacca dalla incrocio linea, game, gol molto Gomez, bello, Landry, molto bellissimo questo gol di Dalla Costa. Tiene bassa la difesa con l'incrocio di Dalla Costa e poi prende la mira prende la mira e la mette e niente. Dentro
Molto brava anche Canziani, anche questo è un bel gesto tecnico, l'avevamo già apprezzata nel corso del primo tempo, sicuramente un modo molto elegante di lasciare il pallone da ala pura. Tecnica perfetta, secondo gol per lei, un errore al tiro, sempre le piace il palo alto, ma finché trova la via del gol, ha ragione lei. Scavalcamento di Trombetta che subisce fallo, 9 metri. Cassano Magnago però ha bisogno di dare una sterzata netta alla gara, perché così con questi ritmi che sono forse anche un po' compassati in questi primi 4 minuti del primo tempo e del secondo tempo rispetto a quello che avevamo visto soprattutto nella prima frazione di gara, difficilmente la formazione lombarda potrà riuscire a ricucire questo strappo. Questi ritmi vanno più che bene al Salerno, soprattutto perché Salerno poi è in controllo. È in controllo. Brava però intanto Barboso a servire Montoli che poi mette il pallone dentro. E questo è quello che deve fare Cassano, accelerare le ripartenze e sfruttare le disattenzioni di Salerno, che probabilmente è un po', come dire, non svogliate, però sai, con meno carica agonistica e meno, è un po' più di disattenzione, trovano la via della copertura difensiva ed è lì che il Cassano deve puntare per poter cercare di ricucire lo strappo. Anche perché con una difesa invece, con un attacco invece sulla difesa schierata degli avversari, Salerno ha sicuramente vita più molto semplice facile, perché ha giocatrici in grado di inventare qualunque cosa in qualunque momento, anche di tirare fuori dei conigli dal cilindro, come questo taglio per esempio da parte di Rita Trombetta. E Salerno dimostra anche quando le vie di rifornimento ai propri tiratori sono chiuse. Intanto super gol questo di Michela Cobianchi sul palo lontano. Dicevo, Salerno con quel taglio di Trombetta ha dimostrato di saper attaccare anche quando i terzini sono molto lontani e non possono tirare da fuori. Sì, e soprattutto Rita Trombetta, che è un terzino ma sta giocando all'ala, taglia più veloce di tutti, servite dalla costa, e chiaramente sfrutta i suoi chili e i suoi centimetri per portarsi avanti al suo diretto difensore e poi con le sue lunghe leve riesce a travigere Milosevic, che questa volta, complice la dea bendata, la palla carambola sul palo, scivola sulla linea ma non varca la linea di porta. Ancora il Cassano può gestire la palla del meno 4. Barboso per Clerici da destra a sinistra, Canziani, sempre Montoli sulla linea e del balzo a destra con licenza però di andare a tagliare. Barboso, ecco. Cobianchi, secondo pivot. Clerici, il pallone dentro per Barboso, sfondamento e cambio di possesso. Barboso oggi è un po' scarica, continua la sua prova negativa quest'oggi, che cozza con quanto fatto vedere ieri, soprattutto nella manovra offensiva. Sfondamento che consegna il possesso della palla a Salerno. Fabbo che dialoga con Stettler, che poi riesce a girarsi in qualche modo, probabilmente dando il pallone di ritorno qui a Fabbo, avrebbe permesso alla compagna di andare a tu per tu con il portiere. Fabbo poi ci prova palla a prenderselo avanti. Da sé quel tiro, commette però un fallo in attacco, un sfondamento con la spalla in avanti appunto, come sottolineavi. Allora Clerici sul rovesciamento, il pallone a sinistra dentro, lo scarico per Canziani che ha la possibilità per schiacciare, questa volta cambia tipo di tiro, non cambia l'esito, molto molto brava. Ottima questa sera la prova al tiro di Canziani, è ottimo soprattutto questa circolazione di palla, ancora una palla recuperata da Cassano, ottimo il momento della squadra lombarda che deve continuare a spingere e soprattutto a manovrare, spingere se c'è la seconda e terza fase, e in questo caso invece a difesa schierata tanta pazienza per riuscire a trovare la via del gol con soprattutto con le ali e magari riprovare su Canziani che questa sera ha il braccio caldo. Il giro palla allora per Cassano Magnago, che adesso ha la possibilità di piazzare il suo break con Cobianchi, che si butta dentro il tiro addosso a Ferrari, si lotta per quella palla sulla linea dei 6 metri, la riconquista Salerno che adesso vuole accelerare, si fa vedere Gomez il suo palleggio verso l'esterno, poi verso l'interno, cambia la direzione del palleggio, fallo in attacco fischiato, c'è il lancio lungo Canziani, il tiro salta anche sul piede falso, conclusione però schiacciata quasi senza guardare, qui non è stata lucida. Era uscita un po' fuori posizione, aveva fatto un paio di volte su e giù per il campo,
mani ai fianchi per Canziani, time out per Salerno dopo questa palla recuperata. Time out di Salerno, ascoltiamo Avram. Adesso iniziate da sole a rompere i coglioni, passate la palla, andate a prenderla in movimento. C'è bisogno che quando ti danno la palla qui con una difesa a destra, chi te la dà la riprende in movimento. Non mi serve il fallo su 9 metri sul pivot, mi serve che ti prendi due, mi serve che ti prendi due persone, la dai e ti muovi nella parte opposta. Dal taglio adesso non è che ti metto fuori all'angolo, non tagliare più. Cioè, una volta sì, tre no, una volta sì, tre no. Davanti tieni una ragazzina, la devi puntare uno contro uno, taglia, avanti, su le esce quella, devi continuare a prendere la palla nello spazio. Quando ci sono i 9 metri, aspetta Walter, vieni 3 metri, tiene una tra me e sulle che siamo a uomo. Costruiamo, costruiamo i 9 metri, non la darebbe la vita. Vale, cambia con fuoco, dai. 1, 2, 3, yes, parole forti di Laura Amram verso le sue giocatrici, non vuole lasciare nulla al caso, vuole il dai e vai con il pivot. Stettler vuole che lei prenda due giocatrici e poi riconsegni la palla alla giocatrice che gliel'aveva passata in precedenza. È così che vuole costruire, vuole dare il là alla sua azione d'attacco. Consiglio anche per Rita Trombetta, ha una giocatrice giovane e quindi vuole che lei vada sullo spazio davanti, quindi insomma vediamo quali sono gli sviluppi delle indicazioni di Laura Avram dopo il time out. Landry che è rientrata, dunque ha sostituito Fabbo. Gomez chiamata con un incrocio da Dalla Costa, poi la palla ancora per Landry che va a sfidare la parte centrale della difesa di Cassano Magnago, che si alza nuovamente con Canziani, si alza anche il baricentro, il tiro e l'invenzione di Valentina Landry, guanti, toglie le castagne dal fuoco. Eh sì, mette il piede sui 7 metri in appoggio sulla testa di Cobianchi e poi lascia partire questo missile terra-aria. Milosevic battuta, ma è un tiro precisissimo e fortissimo che non lascia scampo al portiere del Cassano. Gran gol quello di Valentina Landry, che si dimostra una delle migliori giocatrici del campionato italiano. Si conferma ancora una volta il pallone per Barbosu, che invece cerca un tiro un po' telefonato, un po' sulla di frustrazione di probabilmente, ieri ripeto autrice di 7 reti e questa sera ancora a secco, non riesce a sporcare il tabellino delle marcature, un tiro stanco, frustrato, che vita facile, facile preda del muro, non riesce a toccare Elisa Ferrari, ancora il possesso Cassano. Clerici per Cassano, sì, questo pallone, sì, perché sì, l'ultimo giusta tocco è di Napoletano, sì, che poi in maniera malandrina era scappata via dall'altra parte. Il tiro che arriva da parte di Cobianchi tocca con l'aiuto del palo, intanto Elisa Ferrari che riesce a parare la pressione di Canziani su Gomez, che però si libera dalla marcatura, riesce ad andare lei in uno contro uno, poi Landry, l'incrocio, Dalla Costa, risale il tiro di Dalla Costa che fa tutto da sola e lo fa meravigliosamente bene. Rete della Iomi Salerno che continua a condurre, 20-14, nuovo più 6 e palla persa ancora da un Cassano Magnago a corto e di adesso idee. Eh sì, ottima l'azione di Valentina Landry, la manovra, crocio e doppio incrocio, Dalla Costa portata al tiro, riesce a mettere il piede nei 9 metri e chiaramente a vita facile, lei più alta di tutti questa sera, braccio caldo, e ha portato a segno ben 3 reti fino a questo momento, e soprattutto un Salerno che adesso vuole congelare il match a 20 minuti dalla fine, più 6, non ha fretta. Il tiro di Gomez con Milosevic che fa un passo verso la sua sinistra, un passo letale perché Gomez conclude abbastanza centralmente, sì, ma le ruba il tempo. Rivediamo nel replay quello che è accaduto con la conclusione. Destro, sinistro, destro, e con il polso riesce a girare all'ultimo momento la traiettoria della palla che inganna Milosevic, la palla batte a terra, chiaramente preferisce la precisione alla potenza, ma ha ragione lei, più 7 Salerno. Rientrata Jovovic adesso con Clerici che invece ha lasciato il campo. Non riescono più le giocatrici del Cassano a tenere fuori dai 9 metri le bocche da fuoco di Salerno, che da quella posizione hanno vita facile.
Scarico dentro per Montoli che viene fermata però in maniera fallosa dalla buona difesa di Stettler. 9 metri a beneficio ancora del Cassano Magnago. Il taglio di Canziani come doppio pivot, si muove Jovovic verso l'esterno, attacca laddove è posizionato proprio il pivot. Il pallone per Montoli che però non riesce a girarsi. Provaci tu a girarti quando ti aspetta su Leiky Gomez. Certo, e dall'altra parte c'è Rita Trombetta, quindi... Dentro invece questa penetrazione di Colbianchi, buona l'intuizione di andare lì nello spazio, non riesce però a prendersi il tiro, brava invece Landry a uscire fuori da una situazione di difficoltà, aveva finito i passi e poi palla per Dalla Costa. Colbianchi un po' ingenua, stavolta si aggrappa come uno zainetto all'avversario, a 2 minuti e inferiorità numerica per Cassano Magnago. Dalla Costa si abbassa e costringe al fallo che è sembrato particolarmente veemente, ma in realtà era nella normale dinamica dell'azione. 2 minuti per Colbianco, brutta tegola per il mister Bellotti, perché Colbianco aveva messo a segno 6 reti, era lei che aveva le chiavi dell'attacco in mano. Inferiorità numerica, Salerno ovviamente cerca di, come dicevamo prima, congelare e non ha fretta nella circolazione di palla. Landry, la palla larga, poi va dentro Dalla Costa. Tutto facile, eh sì. Tutto facile in generale adesso per Salerno, più 8. Scalare contro scalare, la palla arriva bene in velocità, fraseggio dei terzini, incrocio, su Leiky Gomez ne attira 2 e Dalla Costa ha un'autostrada davanti a te, a sé. Time out, chiamato da Matteo Bellotti, ascoltiamo. Non ci andiamo dentro, è finita. Andiamo più convinti. Ora siamo in 1 in meno, chi c'è per chi? Soca, Bianca, entra Giulia e cambia il portiere. Facciamo 3 più destra, ok? Ed esce la Rebecca. E facciamo 3 più, ok? Facciamo arrivare la palla a sinistra e facciamo petto di pollo e cerchiamo di far tirare là. Vieni qua. Facciamo 3 più destra, ok? La palla torna sinistra, inizia il terzino sinistro e facciamo gol, ok? Se non c'è, 2 destra, teniamo la palla fino alla fine. Quando saremo 6 contro 6, andiamo 3 a uomo, prendiamo terzino, centrale, terzino. Raga, dobbiamo riprenderla. 1, 2, 3! Al di là dei nomi degli schemi, al di là del linguaggio in codice, chiaramente vuole portare l'ala al tiro, vuole cercare di, con scalare e controscalare, di innescare il tiro dalla posizione dell'ala, anche perché Canziani questa sera il braccio caldo ha dimostrato di poter far male, o quantomeno di poter superare con una certa facilità il portiere di Salerno, e soprattutto ha chiesto maggiore aggressività nella fase difensiva. Vorrà prendere a uomo i 3 terzini, quindi ci aspettiamo una sorta di 3-3, marcatura a uomo quasi a tutto campo, all in. Si cerca il tutto per tutto, sì, ha bisogno adesso di provare a riprenderla, ora o mai più probabilmente, perché 8 reti comunque, nonostante la partita sia ancora piuttosto lunga, non sono facili, anzi sono difficilissime da recuperare, soprattutto se dall'altra parte hai una squadra esperta come Salerno. L'uno contro uno di Jovovic, l'incrocio. Per Barbosu, la conclusione cercata da Canziani, ma anche da lì adesso i portieri di Salerno danno l'impressione di aver preso le misure. Eh sì, ottimo anche il secondo tempo di Elisa Ferrari, che nel primo aveva avuto il bisogno di riposarsi un po'. Ottima guardia aveva fatto Bordon, avvicendamento. Di nuovo Elisa Ferrari in porta, impeccabile fino a questo momento. Ottima anche la soluzione tattica di Cassano, che era riuscita a portare Canziani nel migliore dei modi al tiro. Palla riconquistata intanto dal Cassano Magnago. Salerno nella fase di costruzione della sua azione, sì, non è stata precisa. No. Barbosu. Clerici. Per la nuova fase di costruzione si va da Barbosu ancora, l'incrocio, Clerici, Jovovic che va in palleggio, trattenuta da Stettler, veemente si becca solo un'occhiataccia però. Ancora 9 metri, Jovovic, il pallone a destra per... Si alza il braccio del passivo, Matteo. Sì, c'è la segnalazione di passivo.
l'uno contro uno, le finte, poi lo scarico, va dentro Jovovic, una carezza e un bacino a quel pallone in fondo al sacco. Prova a svegliarsi Cassano, 22-15. Pregevole fattura Barbosu, palla a scalare, 1-2 e lob delicatissimo di Jovovic. Ma è sempre Salerno avanti e stiamo per entrare nell'ultimo quarto. Picchia su quella palla Montoli con astuzia su un palleggio un po' lento di Gomez. Chiede scusa a Gomez, ecco, si alza la difesa, 3 avanti dalla costa, tutti a uomo. Trombetta, Landry viene tenuta praticamente al centro del campo, riesce a liberarsi però adesso va lei in uno contro uno e naturalmente poi però con questa difesa così alta perdere anche per un attimo un solo giocatore come Landry in questo caso vuol dire portare al tiro in velocità sulla linea dei 6 metri. Esatto, sì, perché... e poi se Elisa Ferrari fa questo, Barbosu anche lei si è ritrovata a dover tirare per forza, sembrava, e Elisa Ferrari con la mano sinistra le nega la gioia del gol. Dalla costa e poi il tiro di Suleiki Gomez, esulta Elisa Ferrari che lancia anche un'occhiata verso l'alto, verso il maxi tabellone della palestra di Siena, teatro di queste finals di Coppa Italia. Ricordo il programma a seguire con fischio d'apertura alle 18, finale che assegnerà la 35esima Coppa Italia al maschile. Si sfideranno il Bolzano campione in carica e la debuttante assoluta di questa manifestazione, la padrona di casa, la Ego Siena. Intanto giro palla per Cassano Magnaco che deve rimontare un svantaggio di 9 reti che è stato incrementato adesso da Salerno e non ci riesce con Barbosu, anche se la spinta della difesa di Salerno è fatale per portare ad un tiro dai 7 metri. Sacrosanto il tiro dai 7 metri, brava Barbosu. Caparbia arriva a superare, anche se verso l'esterno, costringendo al fallo Gomez, che porta del balzo sulla linea dei 7 metri. Del balzo, non sbaglia, rete alle spalle di Elisa Ferrari che intuisce ma non riesce a deviare. Gol del 24-16, resta piuttosto consistente però il vantaggio di Salerno. Ottima Bianca del Balzo dalla linea dei 7 metri, terzo gol, ma Salerno ancora troppo lontano, 8 le reti di distanza tra le due squadre. Continua la difesa altissima, 3-3 di Cassano. Gomez, il tiro è centrale questa volta, Milosevic abbraccia in qualche modo il pallone, riesce a stringerla a sé e a far ripartire, a ridare in là all'azione d'attacco delle sue compagne. Montoli che si gira sulla linea e riesce a freddare Elisa Ferrari con un pallone che le passa vicino al volto. Ferrari però se la prende naturalmente con le compagne perché il pivot di Cassano era stata lasciata colpevolmente libera di agire. Ottima la circolazione di palla e soprattutto un po' distratta il recupero difensivo. Montoli può fare quello che vuole sulla linea dei 6 metri, se ne avvede Barbosu, la serve, passaggio alto, si gira da solo davanti al portiere, non sbaglia. Passi fischiati a Manojlovic su quel gol intanto di Montoli, nessuno dei difensori ha avuto poi il coraggio di guardare negli occhi Ferrari. Eh no, perché sapevano tutti di essere colpevoli e soprattutto sarebbero stati fulminati di lì a poco. Elisa Ferrari tutta la sua grinta, fa buona guardia sul primo palo, non c'è spazio, il pallone si infrange sulla sua coscia sinistra, ancora Salerno in attacco, ancora più 7, vediamo se riuscirà a riportare la distanza di sicurezza sugli 8 reti. 12 da giocare, 11:45 in questo istante, il tiro cercato da Dalla Costa, conclusione toccata però, velleitaria, sì, un pochettino, conclusione però in ultima battuta toccata dal muro di Cassano Magnago e quindi palla che resta nelle mani di Salerno. Fabbo, si fa vedere Landry provvidenziale perché Fabbo aveva finito i passi, sì, e non aveva più compagne libere, ecco. E poi Valentina Landry con una difesa però, permettimi, morbida, un po' pigra, sì, di Cassano Magnago stavolta. Eh sì, probabilmente sono finite le energie, finita la benzina in casa Cassano, si gioca quasi per inerzia. Prova il tiro da sotto intanto Barbosu con una difesa sicuramente non morbida invece di Salerno, con Fabbo che deve accomodarsi in panchina. 2 minuti proprio per Giulia Fabbo per questa entrata, questo intervento ai danni di Barbosu che ha subito un colpo e resta ancora dolorante. Però può rimane in campo, solo tanta paura, un colpo sul naso fatto male
In realtà sì, Fabbo era stata superata, ma il colpo probabilmente l'ha preso dalla spalla di Dalla Costa. Si è andata alla linea dei 9 metri per ridare il via alle ostilità, al match. Del Balzo con il pallone in mano. Nulla di grave, fortunatamente per Barbosu. Non sembra avere le energie necessarie, come invece aveva dimostrato ieri il Bressanone, contro il Bressanone, anche con una distanza di 6 reti. Il Cassano c'era, era comunque lucido, aveva voglia e la capacità, l'energia da esprimere ancora per poter agguantare, come poi è successo il risultato. Oggi probabilmente c'è un po' di frustrazione, di stanchezza, poca lucidità, e questo è il risultato lampante di quello che ho appena detto. Ancora giro palla Barbosu per Kubianchi, che ha dovuto riconquistare una palla verso il centro del campo su un passaggio impreciso delle compagne. Ancora un rischio qui di sfondamento con Valentina Landri, che allarga le braccia, lancia un'occhiata all'arbitro, come dire io ero ferma. Si continua comunque a giocare. Del Balzo, che è l'ultima speranza delle compagne, con tutte le altre linee di passaggio chiuse, con i rifornimenti tagliati, è una speranza vana però, perché Salerno fa buona guardia. Del Balzo è costretta a commettere sfondamento e siamo per entrare negli ultimi 10 minuti con Salerno che è avanti 25-17. Quello, Matteo, è il classico passaggio al pivot della disperazione, sì, della disperazione. Traiettoria anche sbagliata, perché non c'è stato il passaggio schiacciato, un tiro, un passaggio lento, non nel momento giusto, con il pivot non in posizione, senza il ritmo, senza circolazione di palla. Quindi insomma è un po' come regalare direttamente la palla all'avversario. E Salerno sicuramente non è squadra che ha bisogno di regali, lo dimostra l'andamento di questa partita, giocato da squadra con una immensa leadership. Salerno. Landri, Dalla Costa. Si era mossa senza palla Gomez. Ancora Dalla Costa. Che gol di Dalla Costa. Ma dove lo mette quel pallone? All'incrocio dei pali. Il gol di Ilaria Dalla Costa. Esecuzione tecnica meravigliosa per il 26-17. Molto bella anche questa traiettoria però, pescata da Michela Cobianchi, che mette il pallone sul palo lontano per il 26-18. Botta e risposta tra Dalla Costa e Cobianchi. Dalla Costa dice 6 reti personali e una ragnatela in meno nella porta del Cassano. Ecco, Bianchi invece subito risponde con il suo 7° sigillo sui 18 del Cassano. Che gol che ha fatto Dalla Costa, Matteo? Dalla Costa ancora per Landri, che subisce fallo. Gomez e Landri, scalare perfetto per Napolitano, che supera Milosevic in uscita, è complice il palo, batte il pallone sulla base del palo e mette a segno il 27° gol per Salerno. E occhio a quello che succede adesso con Cassano Magnaco, che intanto ha rimesso in gioco in velocità il pallone, anche se Salerno è sempre ben posizionata e dunque si continua a giocare. Ha concesso qualcosina durante il corso del match random in fase di copertura il Salerno al Cassano, però poi quando si ricorda che deve subito riposizionarsi in difesa, chiaramente per Cassano iniziano i problemi. Jovovic, la finta di passaggio va dentro, tiro debole però che è facile preda di Elisa Ferrari, e Landri chiede calma alle compagne. Gomez voleva il pallone, Landri ha detto no, non te la do la palla, si va con calma. Congela questo pallone conquistato da lei, da Elisa Ferrari, 10ª parata personale, praticamente messe a segno tutte nel secondo tempo, solo una nel primo. Penetrazione intanto da parte di Gomez, che quella palla in un modo o nell'altro la voleva per fare questa azione, sì, per fare questa iniziativa personale che porta il Salerno ad allungare ancora fino al nuovo massimo vantaggio nel corso della partita, più 10 adesso, 28-18, con 8 minuti al termine della sfida. Montoli ha cercato di superare Elisa Ferrari, ma questa sera ci vuole, nel secondo tempo ci vuole ben altro per impensierire l'attento portiere del
Salerno, ancora una palla recuperata, brava Jovovic che riconsegna il possesso del pallone al Cassano, transizione con Bianchi, Barbosu perde per un attimo il controllo va della dentro, sfera e poi fa tutto da sola, riesce a trovare il gol. Ottimo gol di pregevole fattura. Stettler invece sull'uno contro uno di Barbosu, che tra l'altro finalmente riesce a scrivere, esatto, il suo nome, era questo che al suo nome, sì. Solo al 23° minuto del secondo tempo riesce a mettere la sua casella nella tabella dei marcatori. Gomez, attimo di paura per Stettler che poi invece si rialza, solo una brutta scivolata e adesso scivola una brutta palla anche sì. Questo pallone le scivola dalle mani, la perde e dunque Milosevic con il pallone manovrato adesso da Barbosu si va in uno contro uno con Jovovic, doppia però probabilmente fischiata. Quella palla è bagnata perché continua a sgusciare via dalle mani, questa volta è sgusciata via dalle mani di Jovovic, palla ancora in possesso del Cassano che ovviamente con tutta calma attraversa la linea di metà campo. Dalla Costa, Stettler, poi si va ancora dalla Costa che questa volta spara alto, errore al tiro, non così grave dai. No, probabilmente non mette in rischio il risultato, no? È perché non siamo abituati a vedere dalla Costa sbagliare un tiro del genere. No, che sandwich. E tiro dai 7 metri fischiato dalla coppia arbitrale. Dalla linea in precedenza è andata Bianca del Balzo, vediamo chi va adesso per questa possibilità per la Cassano Magliago, quantomeno di accorciare. È entrata intanto Sara Di Giugno, giocatrice di origini teramane, giovanissima, ha disputato anche i campionati europei di seconda divisione con la maglia della nazionale Under 17 nell'estate scorsa a Lignano Sabbia d'Oro, non riesce ad opporsi al tentativo che si trasforma in gol da parte di Bianca Barbosu. 28-20, ultimi 5 minuti e 10 secondi mancanti al termine della sfida. Barbosu fa il secondo gol, supera Di Giugno, giovanissima e talentuosissima portiera. Occhio a questo pallone per il quale si combatte e la riconquista ancora Cassano Magnago, che ha già messo dentro una prima rete, dunque la possibilità quantomeno di aprire un break, cosa che è stata piuttosto rara peraltro nel corso della partita. Salerno ha davvero concesso pochissimo, 20 reti in 55 minuti di partita sono veramente poche. Si è fatto buona guardia, complice anche un po' le polveri bagnate di uno stanco Cassano che non è stato così ficcante e non ha messo in grossissima difficoltà una difesa del Salerno che alcune volte, ripeto, si è concessa delle sbavature che però non hanno messo in dubbio il risultato. Ascoltiamo il time out. Giulia cambi con la Mish e il resto siamo così in campo. Lino destra con, ok? Lino destra con. Anzi, cambi tu, entra la Giulia, ok? E Rebecca facciamo cambio attacco difesa, tu con la Mish. Tu vai seconda e Mish va prima in difesa, ok? Lino destra con, cerchiamo di trovare uno spazio, facciamo un tiro tra uno e due o un tiro dall'ala. Non c'è niente, due destra, due sinistra e andiamo ad attaccare. Dopo raga, tentiamo il tutto per tutto, andiamo due a uomo, ok? Sempre centrale terzino. Appena la palla va all'ala, anche il secondo va a uomo e siamo tre a uomo. Dai, raga, dai! Fino alla fine! Uno, due, tre! Mi allacerei alle parole finali di Mr. College. Tentiamo il tutto per tutto, soprattutto in fase difensiva. Inizia con una 4-2 che poi si trasformerà in 3-3, quindi continua questa difesa asfissiante per cercare di recuperare più palloni possibili e cercare quantomeno di accorciare il risultato. È entrata anche Brogi in posizione di pivot sulla linea, rotazione anche per quanto riguarda i terzini perché c'è Lisa Ponti che gioca da centrale su questa azione, va dentro intanto a Barbosu che riesce a mettere il pallone sotto la traversa, seconda rete della partita per Bianca Barbosu,
terza rete, corretto, nel corso della sfida. Intanto Fabbo, che forse poteva andare dentro questa volta, scarica su una Bassanese che era molto larga, forse troppo larga, invece Fabbo aveva spazio per andare dentro. Sì, Fabbo sarebbe andata al tiro in una posizione molto più comoda, Bassanese invece andava verso il fondo, rimane con la palla in mano Barbosu. Fasi concitate del match, Valentina Landri cerca di fare tutto da sola, chiaramente era sotto contatto e si procura un fallo dai 9 metri. 9 metri dunque per la Iomi Salerno, con Stettler che ha il pallone in mano e può far ripartire l'azione. Ancora Landri come doppio pivot, ora esce nuovamente sulla linea dei terzini Bassanese, fallo, ancora 9 metri. Montoli vuole, chiama le altre sue compagne fuori in uscita. Gomez però è inarrestabile dalla linea dei 9 metri, anzi forse anche più vicina questa volta. Rivediamo quello che è successo, rivediamo ancora l'azione, mentre intanto il Castaromagnaco attacca, ma eccolo il gol. Famelica Gomez, ottavo gol per lei, ma questa volta mette un piedino in area, va sotto contatto e procura per Cassano un tiro dai 7 metri. Ponti per questo tiro dai 7 metri e arriva la rete, rete da parte di Lisa Ponti, che era entrata dalla panchina per questi ultimi scampoli di gara qui alla Palestra di Siena. 57 minuti, quasi 58 trascorsi con Salerno, che adesso sta accompagnando per mano la partita fino alla fine. Sì, probabilmente la passerella finale, gli ultimi, stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti, si gioca probabilmente per le statistiche. Non mi sorprenderebbe vedere su Leiche Gomez ancora al tiro, probabilmente vuole arrivare in doppia cifra, e invece Salerno ci regala una bruttissima palla persa. Può andare allora il Cassano Magnago dall'altra parte con il tecnico Bellotti, che ha dato spazio anche a tutte le giocatrici della panchina, perché al di là di tutto, al di là di come è andata poi in questa finale con Salerno che si appresta a vincerla, Cassano Magnago con una rosa molto molto giovane è arrivata fino in fondo, è arrivata fino alla finale, lo ricordiamo, ha eliminato Bressanone che in questo momento è la capolista del campionato, e dunque giusto anche dare spazio alle giovani giocatrici. È entrata anche Alice Piatti, la giocatrice invece che ha effettuato il tiro in precedenza era Broggi. Ed Elisa Ferrari non si è fatta impietosire dalla giovane età, anzi le ha chiuso e le ha sbarrato la porta in faccia, questa sera non si passa. Ultimo minuto, possiamo già cominciare Gigi a omaggiare, a tributare il giusto omaggio a Salerno. E intanto vediamo se Broggi riesce, sì, perfetto, anche lei mette il suo nome nella lista delle marcatrici, e inizierei da qui. Cassano, giovanissima squadra di sicure prospettive, ancora non pronta per impensierire un Salerno che ha dimostrato di essere la squadra da battere, di avere la caratura, il carattere, l'identità superiore alla sua diretta concorrente di questa sera, e tra poco la vedremo alzare meritatamente la Coppa Italia. Ultimi 27 secondi alla fine della partita, 27 secondi a questo punto, meno 20 in questo istante, che separano la Iomi Salerno dalla sesta Coppa Italia della propria storia, la settima nella storia invece della città campana, della città salernitana, sempre nella pallamano femminile. Salerno si appresta a diventare la città che più di tutte ha vinto in Coppa Italia. Contro la rovescia, Salerno vince la sesta Coppa Italia della sua storia, la PDO Salerno, la Iomi Salerno vince il sesto trofeo della Coppa Italia della sua storia, primo trofeo da allenatrice per Laura Avram. Festa grande per la Iomi Salerno, che ha meritato nettamente, perché ha stradominato sia la semifinale contro l'Oderzo, che è una diretta concorrente peraltro per lo scudetto, che questa finale poi contro la sorpresa Cassano Magnago. Sì Matteo, tutto giusto, è questo Cassano che al fischio finale, mi sono divertito di vedere le ragazze che correvano ad abbracciare tutte quante, sono saltate addosso a Suleiki Gomez, probabilmente l'MVP di questa sera, ma potremmo scegliere tra Valentina Landri, Dalla Costa, tantissime sono le ragazze di Salerno che probabilmente si meriterebbero il titolo di miglior giocatrice della partita.
un Cassano volitivo, è riuscito a rimanere nel match per 20-25 minuti. Sul finale di tempo il Salerno ha costruito il divario di 5 reti che poi ha mantenuto e ha gestito per tutto il corso del secondo tempo, non dando mai la possibilità al Cassano di poter trovare quell'energia per riagganciare il match. Salerno meritatamente guadagna la Coppa Italia. Due trofei per Luigi che se ne vanno in stagione tra la Supercoppa e la Coppa Italia, le vincono due squadre diverse, prima Bressanone poi Salerno. Insomma, il panorama al vertice della pallamano femminile è abbastanza frastagliato, però vedo intanto Marcello Festa, possiamo dare a lui la linea. Salerno, l'abbraccio tra Laura Avram e Pino Napoletano, tecnico e capitano del club. Laura, Pina, ecco, vieni, grande. Due, perché noi abbiamo qualcosa, abbiamo lottato per arrivare qui stasera per vincere questa coppa che è strameritata, secondo me. Tanti titoli vinti, però questo è il primo da capitano. È il più importante. Anche per te vale lo stesso. Io l'ho detto prima, è per loro, io le medaglie le attacco al muro, ma questa è loro e ce ne saranno altre, ne sono sicura, dobbiamo continuare così. Ecco, sembrava una squadra alla deriva fino a qualche tempo fa, cosa è successo? È successo che queste ragazze serviva una persona che credesse in loro, che le valorizzassero per quello che sono veramente. Io bastono, loro lo sanno, mi odiano, però ho detto che mi devono sopportare e supportare, perché tutto quello che faccio per loro e farò ancora. E loro devono continuare così, sono felice. Siete felici di essere bastonati? No, se questi sono i risultati, più che felici. Bravo. Grazie, complimenti. Dall'altra parte il Cassano, mentre Salerno festeggia con i suoi tifosi. Matteo, l'onore delle armi da parte di Salerno, è stata una partita combattuta, soltanto negli ultimi 10 minuti si è avvertita proprio l'assenza di partita, perché a quel punto il Cassano era troppo distante. Sì, abbiamo giocato per vincere oggi, serviva una prestazione, una grande prestazione da parte nostra. Non è stato il miglior Cassano, questa almeno la sensazione non che abbiamo avuto. Sicuramente non è stato il miglior Cassano, c'erano idee molto confuse in attacco. È un po' l'amarezza, sai, di questa cosa qua. Avremmo potuto far meglio. Ma c'è anche un merito di Salerno nel fatto che Cassano non si sia espresso così come nelle sue posizioni. Sicuramente se una squadra gioca male c'è sempre i meriti di un'altra squadra. Il Salerno è una squadra completa, molto forte, con giocatrici molto forti, lo sapevamo già prima della partita, quindi questo non deve essere un alibi. Onore al Salerno, peccato. Ma questo è un punto di partenza per il tuo giovane Cassano? Sì, sicuramente si ripartirà da qua. Ripartiremo il campionato da qua, speriamo di fare bene e ora dopo la partita altro da dirti non ho. Assolutamente. Capitano, da una parte l'amarezza per una sconfitta, dall'altra la soddisfazione per essere arrivati fino in fondo, no? Sicuramente, è più l'amarezza della sconfitta, ma entriamo in questa Coppa Italia come intrusi, come ci denominavano tutti, e abbiamo fatto vedere che invece ci meritavamo questo posto e abbiamo combattuto quasi alla pari per quasi tutto il primo tempo. Poi Salerno sappiamo che è una signora squadra, anche delle giocatrici esperte, di forza fisica anche superiore a noi. Noi siamo una squadra giovane e in crescita sicuramente, questa è la cosa più bella secondo me della nostra squadra. Siamo un gruppo unito e abbiamo dimostrato fino alla fine che c'eravamo e che ci potevamo credere. Poi oggi Salerno è stato più forte di noi, non c'è niente da fare. Quello che mi è piaciuto della squadra è che ci abbiamo creduto e niente, ci rifaremo alla prossima sicuro. Bocca al lupo, capitano della Cassano Magnago Cobianchi. Continuano a festeggiare le giocatrici di Salerno mentre sono già in campo per il riscaldamento pre-gara le due prossime finaliste. Vediamo se riusciamo a raccogliere qualche pressione a caldo con Ilaria Dalla Costa tra le grandi protagoniste del confronto. Ilaria Dalla Costa, ancora un titolo in bacheca, sembrava una stagione negativa, no? Per Salerno, sconfitta pesantemente in Supercoppa da Brixen, sembravate un po' alla deriva, poi è successo qualcosa. Sì, sicuramente abbiamo avuto un paio di infortuni importanti durante questa prima
parte della stagione, poi piano piano per esempio recuperato, Valentina è tornata, nuovi innesti, ci hanno dato partita dopo partita la sicurezza, volevamo riconfermarci chi tutti giocano per vincere, per noi è importante vincere, siamo contentissime di averlo fatto in questo modo. Ecco, è stata una prestazione quella offerta quest'oggi contro il Cassano di superiorità, avete avuto e gestito la partita in tutti i momenti, non appena il Cassano provava in qualche modo a riavvicinarsi, voi riaccendevate subito immediatamente la spina. Sì, sicuramente Cassano è un avversario di tutto rispetto, infatti ha eliminato proprio Brixen, la capolista attuale della classifica. Noi abbiamo preparato bene la partita con la nostra allenatrice e diciamo che è prevalsa un po' la convinzione che ci è mancata nella prima parte della stagione. Noi siamo queste e continueremo ad esserlo. Ecco, tu nata, cresciuta a Cassano Magnago, hai affrontato il Cassano Magnago in finale, ecco, che sensazione hai provato all'inizio? Beh, sicuramente non ci si scorda mai da dove si viene, è una squadra dove sono cresciuta, Betazzi è come se fosse uno zio per me, devo tutto a Cassano e sicuramente è sempre emozionante giocare contro di loro, però ormai sono quasi da 4 stagioni a Salerno, quindi è normale che quando si è in campo si lotta per la maglia che si ha addosso, poi dopo siamo tutti amici. Bene, grazie a Ilaria Dalla Costa. Ramona Manolovic, una delle giovani, è il tuo primo trofeo. Vedo proprio nei tuoi occhi grande entusiasmo, grande gioia, grande soddisfazione. Sì, è stata la mia prima partita in finale, ma in tutte le finali, sia giovanile che seniores, quindi è un'emozione stupenda. Ecco, è un processo di crescita quello, no, che stai facendo a Salerno. Hai avuto anche il compito, no, una parte importante della stagione, dover occupare più ruoli, però questo è un segnale di crescita, anche sì, ma fa parte della squadra, dove serve io ci sono. L'entusiasmo di Ramona Manolovic, una bella cartolina per il futuro. Massimo Petazzi, consigliere federale, ma anche patron, padre putativo, inventore, insomma, chiamiamolo come preferiamo, del miracolo Cassano, perché non bisogna pensare soltanto alla finale persa oggi dalle ragazze, ma anche a quanto di buono sta facendo la squadra maschile. È un progetto vincente quello che in questi anni sta venendo su a Cassano Magnago. Sulla partita di oggi, qual è, dall'alto della tua esperienza, ecco, a freddo e in maniera molto asettica, l'analisi? No, sicuramente Salerno ha meritato decisamente di vincere la partita, è una squadra più completa, una squadra anche fisicamente più dotata, ha anche delle possibilità in più rispetto a noi di completare la fase di allenamento durante la settimana, e questo poi si vede in campo. Noi abbiamo cercato di lottare con tutte le forze, ma evidentemente anche la partita di semifinale contro il Bressanone ci ha assorbito un attimo. Abbiamo un buon organico, ma chiaramente non abbiamo i pezzi da 90 che c'ha il Salerno, e con queste cose noi dobbiamo purtroppo avere a che fare con queste problematiche. Ecco, cercheremo di attrezzarci meglio per le prossime stagioni, se riusciremo, perché non è solo un problema di desiderio, ma anche poi di risorse, diciamo. Ecco, da consigliere federale, che bilancio trai di questa Final Four femminile? Si sono viste all'opera 4 delle tra le migliori squadre del massimo campionato. Non vorrei fare dei paragoni che magari più sembrerebbero fuori luogo, ma diciamo che le donne inserite in questa manifestazione parallelamente ai maschi non hanno assolutamente sfigurato e hanno fatto un'ottima figura. Abbiamo visto della buona pallamano anche dal punto di vista sia tecnico che tattico. C'è sicuramente un miglioramento generale che potrebbe anche... Molte giovani, no? si stanno affacciando. Si sono affrontate due squadre che per certi versi rappresentano tanto di nuovo, perché anche Salerno aveva 5-6 giocatrici, 2-3 giocatrici molto interessanti dal punto di vista del settore giovanile. Noi praticamente tranne 2 o 3 siamo tutte giovani, e quindi diciamo c'è stata una palestra interessante per dare speranza al movimento femminile della pallamano italiana, nella speranza che anche le altre società ci seguano e non forzino solo per ottenere dei risultati tutto un discorso di cariatidi o di gente che ormai non ha più molto da dare, ma viceversa sfruttare il settore giovanile e dare fiducia alle giovani, perché poi alla fine della fiera abbiamo visto che non cambia granché, purtroppo. Grazie a Massimo Petazzi anche per questa
disamina a 360 gradi sul stato di salute del movimento femminile. Ora mettiamo da parte le donne, tocca agli uomini, la linea a Matteo Aldamonte, e tra poco ritorniamo qui da bordo campo per dare la voce ai protagonisti dell'attesissima finale di Coppa Italia maschile tra il Bolzano e la novità Edo Siena, padrona di casa. Linea Matteo Aldamonte. Vince Salerno, Salerno vince la sesta Coppa Italia nella sua storia, ricordiamo ancora una volta il dato statistico, diventa con sette edizioni della Coppa Italia complessive vinte nella città di Salerno, appunto la città più vincente nella storia di questa competizione, supera anche Trieste che ne ha vinte in tutto sei, tutte quelle invece nel versante maschile. Insomma, Salerno fa la storia, Gigi. Fa la storia, ha messo la sua settima, il suo settimo trofeo nella propria bacheca con una partita impeccabile, non c'è stata storia già sul finale del primo tempo. Ripetiamo, il Cassano ha tentato di rimanere aggrappato al match almeno per 25 minuti, c'è riuscito e poi ha consentito, complice anche la mancanza di energie, ha fatto in modo che il Salerno prendesse le redini del match, un Salerno che ha dimostrato tutta la sua superiorità, quindi come da entrambe le parti ha consentito a che si possa serenamente asserire che il Salerno meritatamente alzerà di qui a poco il suo settimo trofeo, la sua settima Coppa Italia. Dunque è il momento di fermarci, di prenderci un attimo, perché l'ulteriore acuto di questa giornata arriverà tra poco, fischio d'apertura alle 18, tra 20 minuti noi avremo modo anche di collegarci prima per ascoltare i due tecnici, Ego Siena e Bolzano si sfidano per la 35esima Coppa Italia al maschile, piccolo break, ma davvero piccolo, perché poi torniamo e sarà ancora spettacolo dal Palaestra. L'augurio resta quello di sempre, anche se ci ritroviamo tra pochissimo. Buona pallamano a tutti, a tra poco.